Ciao ciao cantanti, oggi lavoriamo su un esercizio che per molti è una specie di tortura cinese. Nel dettaglio si tratta di piazzare due dita in bocca e riuscire a fare i vocalizzi senza dilaniarsi le dita. Perché si fa questo esercizio? Io penso che non tante persone lo amino. Però moltissimi insegnanti a un certo punto si trovano costretti a doverlo utilizzare. Non è semplice poter tenere la bocca aperta e non i denti digrignati quando si esegue un suono, si fanno determinati vocalizzi anche con le vocali che ci sono più antipatiche, perché non è che tutte le vocali ci siano proprio simpaticissime all'inizio, Poi piano piano facciamo amicizia anche con loro. Cosa dobbiamo fare per tenere aperta sta bocca? È difficile e talvolta siamo costretti a prendere le nostre due dita e fare questo. Tremendo? No! Però dobbiamo imparare a farlo affrontandolo con l'atteggiamento giusto. È un esercizio utile. Utile perché è una delle poche cose sulla quale possiamo agire. Mentre le altre, tipo il velo palatino, il diaframma, essendo muscoli semivolontari, alla fine non mica possiamo infilarci un dito in gola, un dito dentro alle viscere. Possiamo solo lavorare alla larga, utilizzando altre cose. Quindi, due dita in bocca. Prima di tutto, il primo atteggiamento di una persona che si piazza due dita qua è quello di irrigidirsi. Cosa c'è di più sbagliato nel canto che essere un fascio di nervi? Quindi cosa dobbiamo fare? Prima di metterci a studiare con le due dita fra i denti, bisogna respirare con le dita fra i denti. Apriamo bene il torace. E lasciamo che attraverso la cavità orale l'aria passi, d'accordo? Per sentire che noi non respiriamo con i denti o con le labbra, ma noi respiriamo col torace. È una cosa che stiamo dicendo sempre, quasi in ogni video. Però ogni esercizio crea le proprie difficoltà, che sono facilmente risolvibili, ma che vanno affrontate. Se no ci intestardiamo a fare delle cose nel modo sbagliato e non ci serve a niente. Allora, quindi noi mettiamo le nostre dita fra i denti. Attenzione, non dobbiamo mordere le dita. Le dita devono appena sfiorare, anzi, i denti devono appena sfiorare le dita. Anzi, se riusciamo sarebbe bene evitare di toccarle. Non è altro che una distanza che noi stiamo creando fra la mandibola e la mascella. Quindi, in teoria non dovrebbe interessare proprio la bocca, le labbra e i denti, dovrebbe interessare solo i muscoli del viso che si aprono, quindi l'articolazione della mandibola qua, per aiutare la bocca ad aprirsi, e che cosa? Tutto quello che avviene sotto, quindi la respirazione e il lavoro del diaframma, del pavimento pelvico e di tutte le fasce muscolari addominali, laterali e dorsali che servono per sostenere il suono. Soprattutto il pavimento pelvico, ma tutto il resto anche, la postura. La nostra calma, il nostro esercizio di canto, è sempre un esercizio di calma. Quindi cerchiamo di applicarlo in tutte le fasi dello studio, anche in queste che ci sembrano banali e in realtà diventano totalmente inutili se non affrontate nel modo giusto. Allora, quindi, i nostri distanziatori sono queste due dita. Noi non possiamo fare una O, ma neanche per sogno, una O, 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 O. Dobbiamo avere la bocca ben aperta, quindi stiamo affrontando una O, bene, appiattiamo bene questi muscoli giù, come se volessimo dire uovo. Proviamo un po' così e aiutiamoci col distanziatore. Allora, il nostro primo esercizio però è senza suono, quindi vi sto chiedendo di utilizzare il distanziatore, aprire la bocca a forma di O. Noterete che non avete proprio bisogno di toccarli, di toccare le dita con i denti. Quindi, respirate, sospiro di sollievo e ricominciamo. Distanziatore, O. Molto bene.
Adesso facciamo un'altra vocale. A, distanziatore. Parto da queste due, non a caso. Sospiro di sollievo. A. Noi ci accorgiamo che possiamo respirare liberamente o col naso o con la bocca, la nostra posizione della A rimane sempre uguale, i denti non toccano le dita e noi stiamo tranquillamente in posizione di A respirando e lavorando con la parte interna del nostro corpo. E la E è un po' più difficile. La I. Qua vi voglio. Dopo le facciamo col suono, eh? I. Allora, la I, noi in italiano, la facciamo schiacciata in avanti. I. E più ci avviciniamo alla parlata, e più questa I diventa quasi fuori dalla nostra bocca. Con i denti completamente schiacciati. Schiacciata, tac, così. Non può andare bene per il canto, noi abbiamo bisogno di usare il risuonatore, di avere una cavità orale spalancata, è la nostra cassa di risonanza, ragazzi, non possiamo farne a meno, non si può schiacciare una I in avanti, quindi I, dietro, I, non possiamo fare I, impossibile, questa non è una cavità orale aperta. E quindi, distanziatori, apriamo la bocca, qui sì che tocchiamo, ma non dobbiamo stringere. Lavoriamo sulla pronuncia della I, pensandola quasi una U francese, una U con un blaut anche tedesco, dobbiamo pensare comunque dietro, più dietro questo suono, tipo U, così, io lo chiamo il monkey sound, U, che va bene per la U, però si può tranquillamente spostare in I, basta pensarlo I. Ok, lo vediamo dopo però il suono, adesso proviamo a metterci in posizione di I, senza stringere le dita con i denti, ma semplicemente appoggiandole dolcemente. E per il resto respiriamo con il torace e respiriamo col naso. Quindi, respiriamo con la bocca e poi respiriamo col naso, sempre muovendo il torace. Quindi proviamo, distanziatori, I, pensiamola I intensamente. Ok, ho indicato questo punto perché quando si fa la I bisogna puntare il naso inevitabilmente. I, U, U. Ok, proviamo con la U. Qua siamo in monkey sound netto, siamo proprio nel suono della scimmia. Quindi pensiamo di fare una U. I denti sono distanziati, d'accordo? Quindi facciamo. Proviamo un paio di volte, distanziatore. Molto bene, questi sono gli esercizi senza suono. Adesso l'invito è quello di provare a fare una I, che comunque è quella che ci porta, o una I o una E, come volete, che ci porta a chiudere molto la bocca, ma facendo un altro tipo di tentativo. Proviamo a non pronunciare, ma fingere di pronunciare una di queste due vocali, con il distanziatore fra i denti, e o chiudendo gli occhi o senza chiudere gli occhi darò dei suggerimenti. Quindi iniziamo, distanziatore, proviamo a pensare di pronunciare la nostra vocale, attenzione, ricordatevi sempre la respirazione, oltretutto questo è un ottimo esercizio di respirazione perché in qualche modo ci impedisce di fare delle cose a questo livello e ci fa
esercitare bene i muscoli intercostali, quindi lavorare ad un livello più basso. Allora, proviamo ad immaginarci di pronunciare questa vocale, scegliete voi se deve essere la E o la I, e in questa posizione, o in questa, come preferite, respirare. Provate a farlo. Ora, mentre state eseguendo questo esercizio, potete chiudere gli occhi e concentrarvi sui muscoli intercostali. Respirate lentamente, espirate, inspirate, espirate, inspirate. Molto bene. Adesso, fingendo di avere un occhio interno che si muove nel vostro corpo, concentratevi sul pavimento pelvico, cioè quel muscolo che si trova a livello della fibbia della vostra cintura. Mentre inspirate ed espirate, concentratevi sul pavimento pelvico e spingete indietro come se voleste allargare le anche. Inspirate, espirate, il pavimento pelvico deve continuare a spingere indietro. Non bisogna mordere le dita, attenzione, e mantenere bene aperta la vocale. Se è una I, puntando il naso, se è una E, alzando gli zigomi. Ora spostate l'occhio interno e pensate alla schiena, alla parte della schiena all'altezza dei reni, tutte e due le parti, tutte e due le parti. Non mordete le dita. Ora pensiamo ai dorsali laterali, scusatemi, i dorsali laterali, agli addominali laterali. Potete togliere gli stanziatori e rilassare la faccia. Blah. Perché questo esercizio? Questo esercizio serve per far capire che il motivo per cui noi normalmente mordiamo le dita quando facciamo questo esercizio è perché pensiamo solo ai denti. Non pensiamo, se un insegnante ci dice, vi dice, aprite la bocca, state pronunciando una vocale con i denti stretti, cosa fate? Giustamente vi concentrate sui denti. Detto apri la bocca, non chiudere i denti, cosa penso? Apro i denti. Invece, conviene non pensare ai denti, conviene provare a capire in che modo si riesce a pronunciare la vocale senza chiudere i denti. E la risposta però è una e unica, alzando il velo palatino. Allora, alzare il velo palatino, mi sa che dedicheremo un'intera lezione solo a questo. Comunque, proviamo a sbadigliare per finta, in modo estremamente rumoroso e maleducato, d'accordo? Proviamo a fare questa cosa. Se dopo averla fatta ci viene uno sbadiglio spontaneo, è quello che abbiamo quasi ottenuto un risultato, perché abbiamo toccato proprio il velo palatino. Quando noi andiamo a stimolarlo, lui tende a riaprirsi. Motivo per cui gli sbadigli, sempre simpatia, partono a raffica quando inizia uno, iniziano tutti. Bene, allora, facciamo il tentativo di questo esercizio con l'esecuzione delle vocali. Quindi, voglio pronunciare una A tenuta. Bene. Siccome io tendo a chiuderla, uso i distanziatori. Oppure. Diverse note, giusto perché così si può scegliere, ognuno può scegliere la nota che preferisce. In realtà non dovete per forza fare una nota che indico io in questo momento. Provate. Facciamo una E. Sono tutti suoni che vanno indietro, non vanno in avanti, e quindi io non ho bisogno di chiudere la bocca. Va bene, potrei per ipotesi anche fare dei suoni così.
Non è detto però che questo esercizio sia così immediato, ma è un esempio di come noi possiamo pronunciare le vocali senza per forza chiudere la bocca. Poi è logico che la pronuncia corretta è differente, ma questi sono degli estremismi per permetterci di dire a noi stessi: ah sì sì, riesco a pronunciare una vocale con la bocca aperta. Quindi paradossalmente potrei pronunciare qualsiasi vocale consonante tenendo il velo palatino aperto, perché è questo quello che succede. Altrimenti, se non apriamo il velo palatino, facciamo e va tutto in fuori, un sacco d'aria, una frustrazione pazzesca, fatica, bruciore di gola. Allora, proviamo, abbiamo fatto la A e la E, proviamo con la I. Non sto stringendo. Ok. È logico che non sto facendo un esempio di bel canto, sto dando una dimostrazione e dando la possibilità di fare degli esperimenti con la voce per prendere dimestichezza con questo tipo di apertura. Ecco, qui ho usato anche dei suoni diversi, giusto per far vedere che non è necessario utilizzare un, come si può dire, uno stile piuttosto che un altro per avere la bocca aperta. La bocca si apre sempre e la tecnica è una per tutti, quindi poi il suono si decide, si stabilisce quale sia quello corretto, sano, naturale per ognuno di noi, lo si capisce studiando tecnica, però diciamo il modo in cui si vuole ci si vuole esprimere attraverso uno stile, poi una scelta effettivamente di genere musicale. Quindi a quel punto si possono pronunciare le vocali in diversi modi e dando una sonorità diversa. Però questa regola dell'apertura e dell'esercizio di col distanziatore, chiamiamolo così, con le due dita fra i denti, è estremamente utile per tutti quando non si riesce a tenere la bocca aperta. Quindi provate soprattutto la prima fase di questi esercizi e quella senza suono, proprio per prendere dimestichezza con questa posizione, perché di base i nostri muscoli, il nostro fisico va in protezione ogni volta che si fa una cosa diversa, una cosa un po' fuori dal comune. Quindi prima prendiamo dimestichezza e poi iniziamo a emettere dei suoni e a giocare, come ho fatto io adesso, con tutte le vocali, facendo i tentativi. E sarei molto curiosa di sapere che cosa ne pensate. Direi a questo punto mettete un like se volete altri esercizi di questo tipo e scrivete qualche commento, potrei rispondervi. Ciao!